Benvenuto ancora in questo che è il quarto video di questa serie di 5 video dedicati alle 5 alternative per suonare il contrabbasso e altre piccole idee utili proprio per suonare il contrabbasso. In questo quarto video iniziamo ad affrontare una cosa estremamente pratica, e cioè come vado a pigiare le corde, con quali dita devo, diciamo, schiacciare la corda per essere sicuro di avere un'intonazione accettabile. Ci sono due possibilità. Parlo della zona di quella che viene chiamata la zona del manico, cioè la prima ottava. Ci sono due possibilità, che sono l'uso sempre dell'indice, che si chiama 1, l'uso del 2 e l'uso del 4, cioè lasciando stare l'anulare. 1, 2, 4, e l'altra invece che è 1, 3, cioè l'anulare 4. Perché? Perché intanto questo strumento è uno strumento senza tasti, come tutti sappiamo, ma mentalmente noi dobbiamo dividerlo come se ci fossero i tasti, come sul basso elettrico, come sulla chitarra. E questi tasti non ci sono, li dobbiamo andare a cercare noi, cioè dobbiamo andare a pigiare la corda in una posizione precisa, altrimenti il suono è stonato, chiaramente. E se io mi abituo ad usare 1, 2, 4 o 1, 3, 4, perché sono due scuole differenti, ho dei risultati o altri tipi di risultati, perché chiaramente la distanza tra l'1 e il 2 può essere abbastanza larga, però tra il 2 e il 4 ho in mezzo un dito, viceversa quando uso 1, 3, 4 la distanza è tra il mignolo e l'anulare. Premesso che questa divisione dei tasti si va a studiare con molta tasti immaginari, si va a studiare con molta calma, che sono le posizioni, cioè la prima posizione, che è quella con l'uno sull'A, il Si con la seconda, la terza col Do, eccetera. Non è il caso di parlarne in questo video. L'importante è invece capire che esistono questi due sistemi e qual è il migliore. Qual è il migliore? Io ti dico, per 30 anni ho suonato con il sistema 1-3-4, che è la tipica scuola italiana, la tipica scuola che usava il metodo del Billet, oppure anche quello su cui ho studiato molto io, che era il Marangoni. Però già mentre studiavo questa tecnica tenevo sotto controllo anche il fatto che c'era l'altra tecnica, quella tedesca, quella di quella che si chiama la tecnica del Simand, che usa 1, 2, 4. Andiamo a vedere cosa succede. Succede che la tecnica con cui ho iniziato io è buonissima, ma diciamo un giorno ho deciso adesso cambio tecnica, e da quel giorno in poi è come se uno smettesse di fumare. Non ho più fumato, non ho più usato quella tecnica e ho cambiato direttamente. Dopo 30 anni che la usavo, mi sono messo, dopo un paio di settimane iniziavo a trovare un po' ad orientarmi, e dopo 2 o 3 mesi mi sono sentito di essere abbastanza comodo anche con la nuova tecnica, cioè con 1, 2, 4. La prima tecnica, quella del Billet, quella tipicamente italiana, è 1, 3, 4. Ad esempio vuol dire Sol, La con il 3 e Si bemolle col 4, dove chiaramente qui ci sarebbe il Sol diesis che lo suonerebbe l'1, ma in questo caso, volendo fare Sol, La, Si bemolle, non uso l'1, salto l'1. La tecnica invece del Simand è 1, 2, 4, quindi vuol dire Sol, La con il 2 e col 4. Quindi la differenza è che in questo caso, usando 1, 2, 4, il 2 probabilmente è un po' più forte del 3, e quindi forse ci sono delle comodità. Dico forse perché io, appunto, per tanti anni ho usato quell'altra, sto usando questa. Adesso va molto di moda usare questa, ma le mode non indicano comunque un vantaggio, ma sto usando anch'io questa tecnica, semplicemente perché ho visto che molti dei ragazzi che sono venuti a lezione da me volevano usare questa tecnica, allora ho detto ok, inizio anch'io ad usarla, poi tanto non è un problema passare da una all'altra. Ti faccio sentire ad esempio una scala di Fa maggiore che usa Fa, Sol col 4. Uso la tecnica 1, 3, 4, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, e qui non è ancora entrato in gioco, Re, Mi naturale, quindi userò il 3, 4, Sol, La naturale, quindi uso il 3 e 4. Allora è Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi con il 3, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, con il 3 e Fa col...
Chiaramente questi tasti, tutte queste posizioni, man mano che si avvicina, che si va ad accorciare la corda, loro si restringono. Quindi qui ho una distanza tra la e il si bemolle piuttosto ampia. Quando ero qui che facevo mi fa, avevo una distanza più piccola perché questa distanza si è ristretta. Chiaramente se vado avanti, cioè vado nella zona del capotasto, dove non c'è più questo problema dell'1-3-4 o dell'1-2-4, perché a capotasto si usano tutte e tre le dita, in questa zona le posizioni sono molto strette. Cosa conviene fare? Per adesso, partire con una posizione, usare 1, 3, 4 o usare 1, 2, 4, ma lavorarlo per diverso periodo. Diverso periodo vuol dire più di un anno, un paio d'anni, sempre in modo da riuscire ad acquisire una sicurezza con quel tipo di diteggiatura. Se poi a un certo punto decidi di cambiarla, non sarà un problema. Come ho fatto io dopo 30 anni che usavo ininterrottamente 1, 3, 4, ho deciso da un giorno all'altro di entrare sull'1, 2, 4 solo per una questione di convenienza, per avere la stessa impostazione della maggior parte dei ragazzi che venivano a studiare lezione, quindi poter parlare con loro direttamente usando i loro numeri mentali. È una cosa che tu potrai fare tranquillamente in un attimo. Non proprio in un attimo, ma nel giro di un paio di mesi la risolvi. Quindi, scala di Fa maggiore con 1, 2, 4, quindi sarà Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, non uso ancora il 2, Re, Mi con il 2, Fa con il 4, Sol con lo 0, La, Si bemolle col 2 e il 4. E poi vado avanti, Fa. Dopo che si è arrivati comunque alla quinta posizione, cioè con il Mi con l'1 e il Fa diesis col 4, se ho usato 1, 3, 4 o 1, 2, 4, non importa, successivamente dopo il Mi, quando faccio il Fa, che è la sesta posizione, si userà sempre 1, 2, 3. Fa, Fa diesis, Sol, oppure Fa diesis, Sol, Sol diesis, oppure Sol. Questa che è la settima posizione. Morale, da un certo punto in poi si userà 1, 2, 3 anziché 1, 2, 4 o 1, 3, 4. A seconda di quello che è usato verrà tolta, perché la tastiera, cioè la lunghezza della corda, si restringe e quindi c'è bisogno di usare solo le dita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi dopo c'è la zona del capotasto. Un'altra cosa ancora interessante è che anche se io uso 1, 2, 4 o 1, 3, 4 e arrivo in questa zona qui, cioè dove ho il Re con l'1 circa, che si chiama quarta posizione, posso permettermi di usare la diteggiatura tutta completa, larga, come se fosse sul basso elettrico. Re, Mi, Fa. Cioè fare un tono con l'1 e il 3, oppure Re, Mi bemolle, Fa. Diteggiatura come se fosse un basso elettrico, e questa diteggiatura la posso fare proprio perché in questa zona si restringe, quindi ho 1, 2, 4 o 1, 3, 4, lo sceglierai tu. Mi porto in una zona dove sicuramente uso 1, 2, 3, ma ho una zona anche intermedia precedente che mi permette di usare le quattro dita sciolte come se fossi sulla chitarra, come se fossi sul basso elettrico. Dopo questa posizione inizia la zona del capotasto, cioè l'uso del pollice, e questo è tutto un altro argomento che conviene studiare solo più avanti. Quindi scegli tu la diteggiatura, se usare il 2 o usare il 3 per fare lo stesso tipo di passaggio. Però prendila e studiala in maniera rigorosa, stagli addosso senza cambiarla con l'altra, senza dubbi. E lavorala per molto tempo, perché quando l'avrai assimilata bene, l'orecchio si sarà formato bene su questo tipo di suoni, automaticamente potrai anche decidere di cambiarla. Avevi il 2, posso sostituirlo col 3 e viceversa, e non avrai grossi problemi dopo un piccolo periodo di pratica. Cosa fare? Come ho già detto nell'altro video, ho detto una cosa molto importante secondo me: suona davanti ad uno specchio, perché quando suoni davanti ad uno specchio vedi qual è la posizione migliore per la tua mano, se usare 1, 3, 4 o usare 1, 2, 4. È chiaro, ti ho detto che da qui la faccenda cambia perché le dita prendono una disposizione diversa, ma considera anche che se suoni col pizzicato o con l'arco, mettiamo in orchestra, o col pizzicato jazz, suonerai per il tuo 70% del
del tuo tempo in questa zona, e quindi la scelta che fai è quella buona, è quella che userai per il 70% della musica che suoni, sia che tu usi l'arco e sia che tu ti metta ad usare solo il pizzicato. Chiaramente in queste zone più dietro è molto importante, perché questa è la tipica posizione 1-3-4 con il tono tra il 3 e il 4, questa è la tipica posizione 1-2-4 con il tono tra l'1 e il 2. Spero di esserti stato d'aiuto. Ci vediamo nel prossimo video, perché questi 5 video, adesso questo era il quarto, abbiamo l'ultimo, dove questi tipi di concetti, questi tipi di scelte ti faranno proseguire nello studio del contrabbasso sicuramente in modo più spedito e molto più lineare, senza troppi contrattempi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!